Esce questa settimana Zero Calcare Macerie Prime. Il nuovo volume dell'autore è Zero Calcare. In questo volume ritroviamo personaggi vecchi presi dalle serie precedenti e anche personaggi nuovi. Il volume fa parte di un'antologia di due volumi. Il secondo lo vedremo tra 6 mesi, si intitola Macerie Prime 6 mesi dopo, e passeranno 6 mesi di tempo anche per i personaggi della storia. Rivedremo quindi tutti i personaggi dopo un lasso temporale di 6 mesi, così come lo viviamo noi acquistando l'albo. Zero Calcare Macerie Prime della Bao Publishing. Esce questa settimana per la Bao Publishing Non stancarti di andare, un'opera di Teresa Radice e Stefano Turconi, già autori per la Bao Publishing del volume Il Porto Proibito. Una storia che narra un vero amore diviso tra l'Italia e Damasco e delle grandi distanze che non riescono a spezzare i sentimenti genuini. Dalla Bao Publishing Non stancarti di andare. Tra le uscite più interessanti della settimana è il Dragon Ball Quiz Book, centinaia di domande sulla storia, sui personaggi e sul maestro Toriyama, autore di Dragon Ball, con pagine a colori in bianco e nero. Siete davvero convinti di conoscere tutto quello che riguarda Dragon Ball? Provate a rispondere alle domande qui e vi renderete davvero conto che ci sono tantissime cose che probabilmente non siete neanche a conoscenza. Dragon Ball Quiz Book dalla Star Comics. Per la J-Pop questa settimana esce Infinity Force numero 1, prodotto in collaborazione con la Tatsunoko, famosa casa produttrice di cartoni animati, che abbiamo visto sulle reti italiane negli anni 70. La protagonista entra in possesso per un caso fortuito di una matita magica che gli permette di realizzare tutti i suoi desideri. In un momento di difficoltà lei disegna uno dei suoi eroi preferiti, provenienti appunto da un cartone della Tatsunoko. Quindi in questo manga vedremo mano a mano tutti i personaggi famosi della produzione della Tatsunoko di quel periodo unire le forze ancora un'altra volta contro il male. Infinity Force numero 1 dalla J-Pop. Su Wolverine 19 di questa settimana partono due nuovi archi narrativi. La prima con la nuovissima Wolverine che deve affrontare la minaccia di un virus alieno proveniente dallo spazio, aiutata anche da Iron Heart. La seconda arco narrativo è invece di un vecchio Logan. Inizia la storia in cui Wolverine decide di ritornare nel suo futuro alternativo, da cui è venuto. Su Wolverine 19 della Panini Comics. Parte questa settimana la nuova testata X-Men Oro dal numero 1. Nuovo scenario e nuovo istituto per gli X-Men, usciti vittoriosi dallo scontro contro gli inumani. Personaggi sia vecchi che nuovi in questo nuovo testata dedicata agli X-Men. X-Men Oro numero 1 della Panini Comics. Parte questa settimana anche X-Men Blue numero 1. Protagonisti di questa storia sono i 5 ragazzi, gli originali del gruppo fondatori degli X-Men, riportati dal passato nel nostro presente. Questi 5 ragazzi, rimasti bloccati qua, decidono di unire le forze e di combattere ancora una volta come una vera squadra di supereroi. Su X-Men Blue numero 1 della Panini Comics. Bene, è tutto per oggi, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!